Genova è sicuramente sacrificata al suo porto e negli ultimi anni la situazione è andata peggiorando. La diga inizierà, l'ingresso delle grandi navi sarà in quel punto lì, verrà portato ovviamente più verso sud in modo da poter far entrare le grandi navi, e le grandi navi saranno le grandi compagnie pochissime grandi corporation internazionali. Un oligopolio, come è scritto nero su bianco sui documenti, quindi sarà un disastro. Passata come un'opera sostenibile, in realtà non è un'opera sostenibile, questo per diversi motivi. Il principale è che si va a inserire in un sistema che è profondamente sbagliato, nel senso che il sistema attuale economico basato sul consumismo e quindi sull'utilizzo di risorse come se fossero limitate, ovviamente sta portando problemi a livello sociale e ambientale, e questo è un ulteriore tassello per proseguire in quella direzione. I cittadini non avranno un vantaggio da quest'opera pubblica e anzi avranno un danno che a nostro avviso è un danno globale. Se uno deve andare a vedere una prospettiva di lungo periodo, fra 50 anni il mondo sarà sicuramente molto cambiato, quindi difficilmente ci possiamo aspettare che si realizzi un mondo in crescita di consumi infiniti, quello che loro si aspettano, cioè un futuro roseo probabilmente sarà un futuro grigiastro. Diciamo che siamo nella tradizione del facciamolo e poi vediamo se serve. Se poi pensiamo che storicamente la crescita del traffico contenitori sia a livello internazionale che anche quello italiano è dal 2 al 3, siamo generosi, facciamo un 4%, e che oggi ci sono circa, fra Savona, La Spezia e Genova, 4 milioni e 500 mila di contenitori, per riuscire a saturare quella roba lì ci vorrebbero 300-400 anni. Quindi a me sembra più la necessità di creare grandi opere, che poi sappiamo essere, voglio dire, funzionali a tante cose, piuttosto che razionalizzare il ciclo del trasporto in Italia. Si ha l'impressione, leggendo il PNRR, che in realtà il mare proprio, cioè, non è stato neanche considerato né come ecosistema, al massimo forse come strada appunto per i grandi traffici oceanici. Ora, il Mediterraneo ha la caratteristica di essere un oceano in miniatura, con un sistema di circolazione delle masse d'acqua che interagisce fortemente con le caratteristiche dei fondali. Davanti a Genova ci sono due canyon fondamentali per il funzionamento di tutto il Mediterraneo occidentale. Tutto questo sistema che fa muovere queste masse d'acqua è quello che rende il Mediterraneo vivo, e quindi, insomma, dobbiamo tenerne conto. Non so se ne hanno tenuto conto nel progettare questa diga. Il discorso della crescita è inarrestabile, bisogna sempre crescere, 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 e l'ambiente non sopporta questo. Quando si parla di ambiente e ecologia insieme a economia, di solito vince l'economia.